Adesso l'aula può disporre di 22 computer, il che vuol dire far usufruire quasi ogni classe dell'aula. Solidarietà Trieste, Maestri del Lavoro Unito per il supporto al mondo delle scuole. Le due associazioni hanno voluto donare all'Istituto Comprensivo Bergamas di Trieste la nuova aula informatica che sarà utilizzata dagli allievi della scuola elementare Slataper. Solidarietà Trieste, grazie a Confindustria Alto Adriatico e all'ITS Alto Adriatico di Pordenone, ha ottenuto 10 personal computer, mentre il Consolato di Trieste dei Maestri del Lavoro, grazie al Fondo in memoria del Maestro del Lavoro Duilio De Polo Saibanti e Sonia Weiler, ha fornito 5 postazioni da lavoro. È il segno concreto di come i maestri del lavoro vogliono essere vicini al mondo della scuola e noi lo facciamo in due modi. Uno con le testimonianze che facciamo nelle scuole medie e nelle superiori sui temi del lavoro, della sicurezza, della qualità, del lavoro del futuro. E un altro, questo che grazie alla collaborazione con Solidarietà Trieste e Confindustria, grazie al Fondo De Polo che ci ha messo a disposizione uno stanziamento, siamo riusciti ad aggiornare quest'aula informatica perché è fondamentale che i ragazzi siano guidati, quindi con insegnanti preparati, eccetera, e conoscere il mondo della digitalizzazione fin da bambini. Per noi è un motivo di orgoglio essere riusciti a poter procurare tutta questa attrezzatura informatica di ben 15 postazioni di computer per i bambini qui della scuola, e questo rientra praticamente nelle nostre specificità. Abbiamo il nostro slogan che dice aiutiamo chi aiuta. Tanta soddisfazione del preside dell'istituto per la donazione a disposizione degli allievi. In un momento come questo, in cui è importantissimo consolidare le competenze digitali degli alunni delle scuole primarie, abbiamo ricevuto questa donazione che arricchisce la dotazione informatica dell'istituto, ci permette di rinnovare completamente l'aula informatica della Slataper, e questo sarà un aiuto grandissimo ai docenti. E a questo proposito ringrazio anche l'animatore digitale dell'istituto, il maestro Jean Nurkis, che ci ha aiutato insieme all'ingegner Gerin ad allestire l'aula e a essere pronti per l'avvio delle attività didattiche.